di parmigiano sopra. Bene ragazzi, oggi facciamo un bel antipastino per quando vengono i vostri amici o parenti a casa. Una cosa semplicissima da fare, una bella parmigianina di pesce spada. Mettiamo un filo d'olio, spicchio d'aglio e 200 grammi di passata di pomodoro. Io poi ovviamente vi darò le dosi per 4-5 persone. Tagliamo questa melanzana a rondelle spesse mezzo centimetro. Adesso andiamo a far fuoriuscire tutto l'acqua da queste melanzane. Mettiamo uno strato, poi mettiamo del sale doppio, un altro strato, altro sale doppio e infine un peso sopra. Queste qui devono stare a cacciare la propria acqua per un'ora. Dopo 20 minuti il sugo è cotto, andiamo a aromatizzare con del basilico fresco e dopo un'ora andiamo a sciacquare per bene sotto acqua corrente queste melanzane, strizziamole una a una, poi le mettiamo su un canovaccio e le asciughiamo per bene, altrimenti in cottura schizza l'olio. Mettiamo a riscaldare giusto due dita d'olio. Io nella Genepesca, ragazzi, dove vendono anche il pesce surgelato, ho trovato delle vaschette come il salmone, delle confezioni di pesce spada affumicato. Ovviamente questo qui già è affettato, si può fare anche con il pesce spada fresco, bisogna affettarlo e stare attenti a fare delle fettine molto fini, come anche sto tagliando questo fior di latte che abbiamo lasciato una notte in frigo per fare assorbire il proprio latte. Andiamo a friggere queste melanzane a fiamma medio-bassa, altrimenti subito diventano scure. Appena diventano marroncine così, le togliamo e le mettiamo da parte su una carta assorbente. Iniziamo ad accendere il forno preriscaldato a 200 gradi. Asciughiamo con un foglio di carta assorbente queste melanzane e lasciamole raffreddare. Adesso facciamo una cosa sfiziosa. Diamo un uovo, pizzico di sale, un poco di parmigiano, del pepe, misceliamo per bene. E adesso andiamo a fare la composizione per queste parmigianine piccoline. Un'idea sfiziosa da dare ai vostri commensali. Mettiamo prima una fetta di melanzana, pesce spada, poi il fior di latte, un'altra fetta di melanzana, un'altra fetta di pesce spada e poi fior di latte. E come nota croccante sopra il cappuccio, andiamo a chiudere immergendo solo da una parte l'uovo nel pan grattato e andiamo a chiudere sopra con questo cappuccio di pan grattato che, facendolo al forno, viene anche bello croccantino. Mettiamo anche un poco di parmigiano e altro pepe. Guardate qui che spettacolo, ragazzi. Allora, siccome che in famiglia queste qua non piacciono, me le sono fatte solo per me, per questo ho fatto una melanzana, ho fatto 5 pezzi. Ogni parmigianino è composto da 3 fette tagliate a rondelle, però voi potete tranquillamente tagliarle come la parmigiana normalmente, cioè di lungo, e fate la vostra parmigiana. Abbiamo il forno acceso a 200 gradi, abbassiamo a 150, mettiamo la modalità termoventilata. Queste qui devono cuocere giusto 10 minuti, il tempo che si scioglie il fior di latte di acerola, che è buonissimo. Ok, giusto dopo 10 minuti sono pronte, ragazzi. Guardate qua che spettacolo, guardate. Che andiamo a impiattare, mettiamo un goccetto di salsa sopra, mettiamo un poco di parmigiano su fogliolina di basilico. E queste qui me le pappo tutte io, ragazzi. Queste qua uno tira l'altra. Veramente fate questa ricetta se volete sbalordire i vostri amici e parenti a casa. Un'ottima idea e molto sfiziosa. Abbiamo accontentato la signorina Agnese che mi ha chiesto questa ricetta, perché lo zio accontenta sempre tutti. Bene, lo zio vi saluta la signorina Agnese e ci vediamo al prossimo video. Ciao!